città è una grandissima manifestazione nazionale alla quale anche la WISP del Friuli Venezia Giulia ha contribuito fin dalla sua primissima edizione. Negli anni si è riuscito a organizzare una iniziativa addirittura transfrontaliera tra Gorizia e Nova Gorizia. Una iniziativa unica che ha permesso di unire due territori divisi da un confine che ormai non esiste più. Questo è il grande valore dell'Europa e dello sport che ha saputo parlare un linguaggio comune prima ancora della politica. Gorizia e Nova Gorizia saranno capitale europea della cultura nel 2025 e ancora una volta la WISP sarà vicina a questo territorio cercando veramente di dare un contributo importante. Quest'anno Vivicità corre per i 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Gli obiettivi sono tutti importanti e aiuteranno tutto il nostro sistema a diventare un mondo più rispettoso dell'ambiente e del valore della natura e della qualità della vita delle persone. Gli obiettivi sono tutti importanti, sicuramente però è molto importante l'obiettivo 12, che parla del consumo e della produzione sostenibile. Ogni persona, ma anche in realtà il sistema industriale e quello delle imprese, devono mettersi profondamente in discussione per fare la propria parte. Nel Friuli Venezia Giulia ci sono delle iniziative interessanti che è importante ricordare e sperare che vengano prese ad esempio anche a livello nazionale. La regione da anni sostiene le ecofeste, cioè manifestazioni sportive dove atleti e spettatori contribuiscono con i propri comportamenti consapevoli a evitare la produzione dei rifiuti o comunque a ridurla moltissimo e a fare azioni di educazione perché il tema del rispetto della natura e dell'ambiente sia prioritario soprattutto per i ragazzi. Ma anche si stanno facendo delle iniziative come quella delle aree produttive ecologicamente attrezzate, un progetto sperimentale in Friuli Venezia Giulia che a livello nazionale in alcune realtà sta producendo già dei risultati importanti. Il riciclo, il riutilizzo e l'uso consapevole delle materie prime per evitare di fare sprechi, per efficientare al meglio tutto un sistema produttivo è sicuramente una grandissima sfida che il territorio nell'ambito di quello che è l'Agenda 2030 deve essere chiamato a fare. WISP darà la propria parte e farà come sempre un grande lavoro.